Allora, ragazzi, ho recuperato la meta. E questa qua. Che vediamo cosa farà. Ciuccia lì e ciuccia qua. Vabbè, lo metto a casa sua. Imbranata. Allora, mi piace tanto questo. Ho un altro bagno di cocco che l'ho preso da Yves Rocher. Mi piace tanto pure Yves Rocher. Non mi piace più Bottega Verde, raga. Mi vengono sempre questi qua. Però non trovo così tante cose che costa di meno. Quindi proverò, però questo questa cosa. Vediamo cosa le succede. Perché io ho visto che devi tenere così. Però non succede un bel niente. Non so quanto faccio idiota, Nicola, perché non ho visto come si fa. Vediamo. Non ho visto sul sito come si fa sto qua. Alleluia. Alleluia. Cavolo, ne so io. Ma si è gonfiato l'unghia. Cioè, dalla mia ignoranza, ma mi ha gonfiato l'unghia, no? Raga, io non ho niente. Però ho fatto un po'. Vediamo. Ma scoppia questa qua, perché mi ha gonfiato l'unghia? Io non lo so. Vediamo di che cosa. Questi ragazzi erano matti di questa cosa qua. Che separa, che fa le strisce, che va. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Vabbè, penso che è una stronzata questa qua. Non ho idea. Vabbè, non ho la pazienza da stare qua con questo perché. Adaia. In diretta da Venezia. Non ci ho fatto niente. Non ho fatto niente. Va bene. Quindi ragazzi, natura sì. E trovate queste cose meravigliose che sicuramente è la sorella di Alverde che io ho cercato i negozi di in Italia, in Veneto più sicuro.
ma non ho trovato niente. Quindi mi piace tanto questo negozio, ma tanto, tanto, tanto. Sono curiosa se provo questi shampoo. Io sono andata qua, siccome non ci riesco ad andare a parrucchiera perché ho un problema con le sedie, sono distrutta con questi capelli. Ho fatto quell'impatto che mi ha detto no. Impatto. In pacco, bravo Nicola, vedi perché voglio fare il video con te? Perché così tu mi Ma dici che come. male a me, come posso vedere? Ma dai, a 10 minuti con Cocco. Che cosa ho messo? No, era quello. No, sai, no, ho fatto così: farina di cocco. L'ho messo sul pentolino con un po' di acqua. Poi quello che è rimasto l'ho schiacciato, la farina. E ho messo sul balsamo, idiota che non so altra. Perché là quella farina non è una farina, da noi in rumeno si chiama fulgi. Fulgi, mamma mia, come potrei dire in italiano? Vabbè. Quella farina non è una polvere. Finché ho lavato la testa, l'ho risciacquato tantissime volte perché avevo in testa tutto il coso, perché no, la farina di cocco non è così, non è una polvere, è una cosa così. E cocco tritato. Cocco tritato, bravo. Quindi ero in testa tutta, non riuscivo a togliermi il coso. Vabbè, raga, io sono la madre dei stupidi, cioè, chi sono i miei figli mi scriva qua sotto. Adesso ho preso il coso, no? Se faccio, almeno faccio con latte, che così non mi rimane in testa, però voglio provare come mi ha fatto vedere Carlita sul video con farina di ceci, miele, mi sa acqua, non mi ricordo, devo guardare il video comunque, però lo proverò. Voglio vedere se ha anche qualcosa con la farina di riso. Io l'ho presa perché ideale per pasta e dolce. Oddio! Devo fare un dolce stasera perché domani, lunedì, è. Come si San chiama? Nicola. San Nicola. Grazie, amore. San Nicola in Romania per i bimbi si fanno dei regali. Deve mettere le scarpine alla finestra. E San Nicola gli mette dei dolcetti nelle scarpine e sto bimbo quando si alza la mattina vede i dolcetti e anche qualche giocattolo. Quindi io stasera, siccome domani vado a mio fratello, stasera preparo un dolce che l'ho visto ragazzi sulla mangiare, non mangiare con gusto. Dimagrire con gusto. Dimagrire con gusto, ma amore, io senza te, guarda, ti metterò a te fare i video. Allora, dimagrire con gusto. Farò questa sera la torta, ve lo farò vedere. A 400. Ah, il foglio è là che l'ho fatto, gli ho preso le misure per l'abito a quella là. 405,20 calorie, non so. Comunque ha di meno. Come si chiama quella meringa, panna e cioccolato? Di. E poi piango, oddio, non dimagrisco, oddio, sempre mi succede queste cose.
Vabbè, faccio questo dolce. Siccome non lo faccio sempre, no, per prima volta lo provo adesso. Farò il dolcetto. Ragazzi, alla unghia? Ah, ma io. Guarda, mi ha gonfiato unghia questo coso qua. Vediamo se sull'asciutto. Io non so se sull'asciutto o sul coso si fa. Madonna, la madre dei ignoranti. Chi è la madre di ignoranti? Fasinio, tu. Vabbè, chi ci vede? Se si tiene così, la forma sarebbe questa. Però. Niente. Lo devi tenere vicino. Vabbè, raga. 10 minuti 57. Vi saluto e ci vediamo sulla torta, che è così una ricetta buonissima perché io guardo sempre le calorie. Tutto, quasi, quasi, non tutto, tutto. E vi farò vedere questa torta che è buonissima, meravigliosa, è un aspetto ciuccio. Ciuccio? No, ciuccio. Cavolo, dico. Vabbè, raga, vi saluto e ci vediamo alla torta. Ciao!